Abbiamo aspettato 2 ore per parlare e abbiamo ascoltato tutti gli interventi. Penso che sia abbastanza spiacevole che persone che hanno parlato dopo se ne vanno e chiacchierano da altre parti. Quindi credo che proprio come rispetto per tutte e tutti, insomma, chi prima interviene poi non dovrebbe andare a fare chiacchiericcio da altre parti. Comunque, al di là di questa constatazione un po' polemica, vorrei partire da quello che diceva il signore su Cicchetti. Allora, giustamente tu dicevi, Cicchetti va a giocare a golf con 100 amici suoi e discutono probabilmente di quelle che saranno le sorti dell'assetto territoriale di questa città, di questa regione. Loro giocano a golf e tu giustamente dicevi, i nostri ragazzini non hanno neppure un prato dove stare, tanti di noi non hanno una casa dove dormire e così via. Quindi io vorrei un po' focalizzare l'attenzione su questo punto, cioè da un lato interessi grossi di speculazione, di devastazione, dall'altro il diritto alla vita di 60, 70, 100 mila persone, una collettività, una popolazione che viene impoverita da un punto di vista economico, sociale, culturale, quotidianamente da queste persone. Noi dobbiamo aizzare la gente contro questi figuri, questi sono degli assassini, degli aguzzini, ce li dobbiamo levare dalle scatole, dobbiamo ripartire dai diritti innanzitutto, ripartire dal diritto all'abitare. Noi sabato e domenica organizzeremo un incontro alle Case Matte con Abitare nella Crisi e un coordinamento dei movimenti lotta per la casa, perché bisogna ripartire da queste pratiche, dall'agire quotidiano, riprendersi i diritti con il coraggio, andare avanti, cercare di prendersi gli spazi, l'agibilità politica, e la merce che c'è in questa città, le persone non arrivano alla fine del mese e allora occupiamo le case, andiamo nei supermercati e ripigliamoci la roba, facciamo quello che ci serve per sopravvivere, perché se no così non andiamo avanti. Allora io penso che l'assemblea cittadina si debba fare volano di queste cose e per questo la mia associazione Epicentro Solidale, ne parlerò con gli altri, già ne ho parlato con qualcuno, ma penso che a questo punto siamo disposti a fare questo. Noi abbiamo 14.000 euro, li mettiamo a disposizione per costruire, non so se un manufatto, qualche cosa da mettere qui, una tenda, quello che vogliamo, prendiamo 14.000 euro e li mettiamo qua per costruire una casa dei cittadini e delle cittadine. Ma questa casa non deve essere il luogo dove si sentono i discorsi che ho sentito questa sera. A noi non ce ne importa niente delle varie cordate di interessi contrastanti che si scannano, non importa, non sono importanti per questa città, ci sono 70.000 persone che stanno crepando di fame e allora la politica oggi deve essere rivolta a queste persone, il resto non ci interessa, non ci interessa se la Ciudad costruisce lì, se l'università costruisce un'altra parte, a noi interessa restituire ricchezza agli abitanti di questa città.